Ciao a tutti! Oggi prepareremo gli spaghetti in crema di ricotta, basilico, pistacchi e pomodorini. Il tempo di preparazione della ricetta è di 30 minuti circa. Gli ingredienti sono ricotta, basilico, pistacchi, parmigiano, olio evo, spaghetti, aglio, sale, pepe, pomodorini tagliati a metà e granella di pistacchi. Diamo il via alla ricetta. Iniziamo la ricetta mettendo all'interno del boccale il basilico, il parmigiano, i pistacchi, g di olio evo, sale e pepe. Ed azioniamo il bimby per 10 secondi a velocità 10. Riunire sul fondo del boccale con la spatola. Aggiungere la ricotta. Ed azioniamo il bimby per 30 secondi a velocità 4. Trasferire il composto in una ciotola. Senza lavare il boccale, mettere i pomodorini tagliati a metà. Lo spicchio d'aglio. 20 g di olio evo. E il sale. Ed azioniamo il bimby per 5 minuti, 100 gradi, antiorario, velocità soft. Nel frattempo cuocere la pasta. Trasferire in una ciotola, mantecare con la crema di ricotta, aggiungere gli spaghetti e servire, spolverizzando con la granella di pistacchi. Spaghetti in crema di ricotta, basilico, pistacchi e pomodorini. Grazie e alla prossima ricetta.